Benvenuti tutti quanti a questo seminario, primo incontro del ciclo sul Trattato del Quirinale, organizzato dal CESPI in collaborazione con l'Ambasciata di Francia e con il CNR. L'opportunità per la cooperazione transfrontaliera franco-italiana una introduzione sul Trattato del Quirinale e i suoi principali contenuti. Perché abbiamo scelto questo tema? Il Trattato del Quirinale, lo vedremo, grazie all'onorevole Fassino e all'ambasciatore di Francia, che ringrazio per la loro presenza. Come vedrete, il Trattato del Quirinale rappresenta una novità importante nel panorama italiano, un quadro di cooperazione rafforzata bilaterale che ha una particolarità nella sua forte radicamento in una prospettiva europea, e cioè un accordo bilaterale rafforzato ma con una prospettiva che guarda a un rafforzamento dell'Unione Europea. Il trattato, come vedremo, è molto articolato, prevede varie tematiche, e abbiamo scelto nel pensare questi quattro incontri a quattro tematiche che fossero significative e che potessero in qualche modo rappresentassero dei temi strategici nello sviluppo del partenariato Italia-Francia. Per questo abbiamo deciso di incominciare il primo incontro proprio dalla cooperazione transfrontaliera, cioè da quelle aree che sono di confine, che sono il luogo di comunicazione naturale tra i due paesi. È un tema molto ampio che ancora forse poco esplorato in tutte le sue dimensioni, ma che è centrale nella costruzione di quella che il trattato definisce essere una casa comune. Il secondo incontro, e ve li illustro brevissimamente, avrà come tema centrale il Mediterraneo, il tema della sicurezza del Mediterraneo. Poi un altro tema che abbiamo scelto è quella della tecnologia, sempre anche questo legato al tema della sicurezza e della difesa, che è un tema centrale, e infine l'ambito culturale, che rappresenta un altro pilastro fondamentale dei rapporti tra due paesi, in particolare per l'Italia e la Francia. L'obiettivo un po' di questi incontri è duplice. Come CESPI, il nostro compito è quello di contribuire a quello che è un dibattito e a quello che è un'attività di ricerca scientifica approfondita sulle varie tematiche, e per cui il duplice obiettivo di questi incontri è proprio legato alla volontà condivisa di condividere e diffondere quello che sono i contenuti del trattato, contribuire a farne conoscere il trattato e i suoi contenuti, ma anche contribuire attraverso il dibattito di alto livello scientifico. Di questo ringrazio tutti gli interlocutori che saranno con noi oggi, contribuire a quello che è lo sviluppo in termini di contenuti del trattato. Ecco, io mi fermo qui in questa brevissima introduzione e darei la parola all'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Grazie. Grazie, ringrazio ovviamente il CESPI e l'Ambasciata di Francia che hanno messo in campo questa iniziativa di approfondimento su temi cruciali del Trattato del Quirinale. Ringrazio l'ambasciatore Massé che è qui con noi, così come tutti gli altri interlocutori di questa iniziativa. Il Trattato del Quirinale, già stato detto, è uno strumento particolarmente prezioso. I due governi lo hanno voluto per consolidare strutturalmente il rapporto tra Italia e Francia. Italia e Francia sono due paesi, come ebbe il presidente Macron a dire, complementari, e che si devono pensare come complementari. I legami storici affondano le radici nei secoli, i rapporti tra Italia e Francia lungo i secoli sono stati intensissimi, rapporti economici sono molto forti e legano i due paesi in modo
significativo. La Francia è il secondo partner economico commerciale dell'Italia e l'Italia è, a seconda degli anni e delle classifiche, il secondo o il terzo partner della Francia. I legami tra i due apparati finanziari, economici e industriali sono via via crescenti. Sul piano culturale sappiamo bene quanto siano profondi e vasti i legami tra, diciamo, le dinamiche in tutti i settori culturali tra Italia e Francia. Insomma, siamo due paesi che da sempre hanno intensi rapporti e che hanno mille interessi comuni. Siamo soltanto come siamo due paesi proiettati nel Mediterraneo e tutto ciò che accade nel Mediterraneo ci riguarda. E siamo paesi fondatori dell'Unione Europea, membri del G7, membri della NATO, membri del G20, impegnati su tutti i dossier principali e le sfide principali che stanno davanti al mondo e nell'agenda internazionale ed europea. E quindi che Italia e Francia decidano, come hanno deciso, col Trattato del Quirinale, di mettere in campo un salto di qualità delle loro relazioni, con un patto strategico che vincola i due paesi a cercare su tutti i temi posizioni comuni e a dar vita ad azioni comuni, è naturalmente un fatto significativo. Non a caso è stato spesso in questi mesi in cui si è portato a compimento l'elaborazione e la sottoscrizione del trattato, non a caso si è molto spesso fatto riferimento al trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania, e sono, diciamo, i due trattati hanno la stessa intensità e hanno lo stesso obiettivo, quello di non solo rafforzare i rapporti bilaterali tra i due paesi che hanno sottoscritto gli accordi, ma di utilizzare un'intesa bilaterale forte anche in chiave multilaterale, in primo luogo in Europa e non soltanto in Europa, anche in altri scacchieri, penso per esempio al Mediterraneo. Quindi importante che il trattato abbia questa importanza, si evince leggendo il testo. In genere i trattati hanno un testo abbastanza breve e sintetico, in questo caso invece è un articolato in 12 capitoli, ciascuno dei quali affronta uno dei temi dell'agenda di governo dei due paesi, dalla politica estera, poi difesa, all'agricoltura, all'industria, alle politiche sociali e ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. È accompagnato da un piano d'azione, da un fil de route che in tutti i 12 capitoli, diciamo, indica già degli obiettivi concreti e delle iniziative. Quindi è una cosa, diciamo, intensa e significativa. La commissione esteri che io presiedo in questi mesi ha lavorato a approfondire il trattato in vista della ratifica. Il processo di ratifica è pressoché ultimato e lo ultimeremo in commissione il 12 di maggio e in aula il 23 di maggio. Dopodiché passerà al Senato e con un iter, io credo, abbastanza rapido arriveremo alla ratifica. La Francia, sappiamo, è impegnata nelle elezioni legislative e la ratifica sarà esercitata subito dopo lo svolgimento delle elezioni. Quindi diciamo che prima dell'estate lo strumento sarà perfezionato da ogni punto di vista e si potrà procedere a utilizzarlo. In parte già, diciamo, avviato. Penso al ministro Brunetta che con il suo corrispondente ministro francese ha già sottoscritto un protocollo di cooperazione. Penso alle intense relazioni che ha il ministro Di Maio con il ministro Le Drian su tutti i principali capitoli di politica estera, così come il ministro Guerini con il suo corrispondente a ciò che riguarda i temi della difesa e via di questo passo. E anche sul piano parlamentare, perché a fianco del trattato del Quirinale è stato sottoscritto un protocollo di cooperazione tra la Camera dei Deputati e l'Assemblea Nazionale che, diciamo, stiamo facendo decollare. Tutto questo per dire, diciamo, quanto sia importante questo trattato e quindi quanto sia importante conoscerlo e approfondirne tutti gli aspetti. E in questo, e finisco, diciamo, è merito del CESPI e dell'ambasciata aver messo in campo questo ciclo di incontri che approfondiscono alcuni temi. Il direttore Frigeri ha già riassunto i primi 5 incontri, i temi che saranno affrontati, a partire da quello stamattina della cooperazione transfrontaliera, tema, diciamo, significativo per due paesi che appunto confinano e con mille interessi comuni anche proprio nelle aree di confine. E via via approfondire i vari temi proprio per, diciamo, dar conoscenza adeguata del trattato, cogliere tutte le opportunità che il trattato pone in termini di elaborazione, iniziativa, azione e quindi supportare poi
l'implementazione del trattato, che è responsabilità ovviamente in primo luogo del governo e delle sue amministrazioni, anche però con iniziative che parlino alla società, all'opinione pubblica e facciano crescere la consapevolezza di quanto sia importante questo strumento. Questo è quanto, io mi fermo qui, ringrazio davvero molto, mi scuso se tra poco dovrò lasciare, ma questa mattina sono all'ordine del giorno dell'Assemblea della Camera delle ratifiche, e come sapete le ratifiche sono di responsabilità in primo luogo della Commissione Esteri, quindi io come Presidente della Commissione devo presiedere in aula i processi di ratifica. Questo è quanto, grazie, buon lavoro e grazie davvero al CESPI e all'Ambasciata per questa meritoria iniziativa. Grazie, grazie onorevole Fassino. Darei la parola all'ambasciatore di Francia, Christian Massé. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais saluer le président Fassino et le remercier de son engagement constant dans la relation franco-italienne. Et il occupe dans cette relation une place tout à fait centrale, notamment en tant que président du groupe d'amitié interparlementaire. Et je souhaite aussi remercier très vivement Daniel Frigeri et les équipes du CESPI qui ont lancé ce cycle de rencontres qui, sur un sujet particulièrement important, ce traité d'amitié entre la France et l'Italie, pour qu'il soit mieux connu du grand public à un moment où il a beaucoup de sens par rapport aux défis que connaît notre Europe. Je salue aussi les intervenants. Et vous me permettrez de saluer particulièrement le professeur Giulio Salerno, qui a donc a co-organisé cette rencontre particulière. Et puis aussi l'ambassadeur Philippe Voiry, qui est notre ambassadeur pour les questions transfrontalières et que j'ai eu le plaisir d'accueillir à Rome il y a donc deux ou trois semaines pour parler justement du développement du volet coopération transfrontalière du traité du Quirinal. Ce traité, l'idée en a été lancée à la fin de l'année 2017. Il a été signé le 26 novembre 2021 et il représente un développement historique dans la relation franco-italienne ainsi que un moment particulièrement pertinent pour la construction européenne. Parce que ce traité met fin à une anomalie. Nous avons une relation franco-italienne très ancienne, très riche, très dense, à 360 degrés, mais nous n'avions pas de cadre pour la structurer. Et c'est important de la structurer pour transformer nos convergences en actions communes et pour faire synthèse de nos différences. Et nous voyons que quand nous faisons cet effort, nous sommes capables de faire la différence précisément. Nous l'avons vu avec Next Generation EU, la dette commune, ce dispositif qui a sauvé l'économie européenne dans ce temps de pandémie. C'était une idée franco-italienne, une intuition franco-italienne que nous avons formalisée et qu'ensuite nous avons partagée avec nos partenaires européens et qui a conduit donc à ce dispositif absolument décisif pour la relance de l'Europe. Le traité, le président Fassino l'a dit, s'articule entre un traité proprement dit et une feuille de route, un plan d'action, avec 12 chapitres. Et ce traité, en fait, vise fondamentalement trois choses pour chacun des secteurs, chacun de ces chapitres. Le premier, c'est développer un réflexe franco-italien, précisément pour rendre encore plus efficace et plus utile notre relation. D'où un ensemble, pour chaque secteur, des mécanismes de consultation et de coopération, de façon à ce que cette consultation et cette coopération soient systématiques pour tous les secteurs. Le deuxième, c'est mieux se connaître pour surmonter ce paradoxe de la proximité qui touche la relation franco-italienne, où nous sommes voisins, nous pensons bien nous connaître, et en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et ça a produit
des malentendus ou des incompréhensions qui sont des handicaps pour notre coopération. Et le troisième, c'est que le traité et son plan d'action fournissent une matrice pour des projets. Le président Fassineau en a parlé, en a déjà évoqué un certain nombre. Je parlerai, moi, notamment déjà pour l'année 2022 de la coopération en matière de service civique. C'est-à-dire que nous avons un service civique franco-italien qui va déjà concerner 1000 jeunes cette année. Nous avons la pérennisation d'une brigade mixte à la frontière, à Vintimille, qui est l'équivalent d'un commissariat, si vous voulez, franco-italien. Nous avons eu un accord entre la Caisse des dépôts et des prêts italienne, Cassa Depositi e Prestiti, la Banque publique d'investissement, de façon à accélérer tous les projets des petites et moyennes entreprises françaises et italiennes, les projets communs. Il y a toute une série d'autres, et puis, comme l'a dit le président Fassineau, il y a eu cet accord très important en matière d'administration publique et déjà des échanges, et en ce qui concerne les ministères des Affaires étrangères pour la première fois, donc nous allons avoir des échanges de diplomates dès la rentrée, donc dès cet été. La coopération transfrontalière est un volet particulièrement important et novateur. Et moi-même, dans toute la gestation de ce traité, j'ai beaucoup insisté pour que la coopération transfrontalière trouve toute sa place. Nous avons 500 km de frontières, des millions de personnes, de citoyens français et italiens, de part et d'autre de cette frontière. Une grande partie, et la plus grande partie des 90 milliards d'euros d'échanges entre l'Italie et la France, passe par cette frontière. Et pour des milliers, et j'allais dire des dizaines de milliers de personnes chaque jour, qu'il s'agisse des travailleurs transfrontaliers, de certains touristes, tout simplement des personnes qui habitent juste à quelques kilomètres de la frontière, c'est un enjeu absolument essentiel. Et la pandémie aussi a montré combien cette coopération transfrontalière était importante, puisqu'il y a eu, bien entendu, une coopération pour pouvoir s'aider mutuellement dans ces temps d'urgence, notamment en ce qui concerne les ouvertures de lits d'hôpitaux ou de services des deux côtés. Donc, c'est un enjeu tout à fait essentiel. Et ce que j'avais constaté, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas de vision commune de cette frontière. Tout était traité de façon sectorielle. La police, les migrations, les transports, la question des travailleurs transfrontaliers, toujours tout cela, la santé, tout cela était traité de façon très sectorielle et très morcelée. Et sur ces sujets si importants des infrastructures, tout était géré, et tout est géré par commission intergouvernementale qui concerne un projet, une infrastructure particulière, c'est juste du Mont Blanc, du Fréjus, Col de Tende, etc. Et donc là, il nous manque un endroit où on peut discuter de toutes ces questions. Et c'est précisément donc ce que prévoit le traité avec la création d'un comité de coopération transfrontalier et toute une série d'initiatives pour faire en sorte que cette frontière ne soit pas une frontière, mais un lieu de coopération et un lieu d'échange. Donc, c'est pour ça que vos travaux sont tout à fait, cette rencontre, et j'y attache moi personnellement énormément d'importance, et je suis certain que des idées extrêmement utiles pourront en sortir, qui pourront nourrir les travaux de ce comité de coopération transfrontalière. Et je le répète, c'est vraiment 360 degrés, ça va vraiment de l'économie à l'environnement, c'est une dimension très importante, l'environnement. Nous avons déjà des parcs transfrontaliers comme le parc Alpes-Maritimes Mercantour ou le parc international Espace Mont-Blanc, les réserves marines. C'est aussi une nouvelle dimension à laquelle nous devons être très attentifs. Donc, merci mille fois de cette initiative. Nous y participons avec beaucoup d'enthousiasme et je vous souhaite à tous donc un bon travail et de bonnes discussions. Grazie, merci ambasciatore, lo ringrazio moltissimo. Un'informazione tecnica per chi appunto desiderasse
porre domande o riflessioni ai nostri relatori, può utilizzare la funzione domanda e risposta nel menu in fondo o la chat come già state utilizzando. Io incomincerei a entrare nel vivo del tema di oggi, darei la parola a Giulio Salerno, direttore del centro ISIRFA del CNR, una delle eccellenze italiane che si occupa di questi temi da tempo, e darei a lei la parola per introdurre il tema di oggi. Grazie. Grazie molto, grazie direttore. In qualità di direttore dell'ISIRFA, che è l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, abbiamo organizzato insieme con il CESPI e accolto molto volentieri l'invito del CESPI a collaborare a questo primo incontro di un ciclo di incontri destinato ad avere per oggetto il Trattato del Quirinale insieme con l'Ambasciata di Francia in Italia. Saluto tutte le autorità francesi e italiane, saluto tutti gli amministratori locali che ci stanno seguendo tramite il webinar, tutti i soggetti pubblici e privati che già si occupano di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia, che ci hanno già mandato dei messaggi di saluto e di ringraziamento, e tutti gli amministratori locali, sia italiani che francesi, che sono collegati. Per quale motivo l'ISIRFA collabora con questa iniziativa è presto detto. Il Trattato del Quirinale è stato firmato, è in corso il procedimento di ratifica, che sarà concluso a breve da entrambi gli Stati, e così come è avvenuto per il modello del Trattato di Aquisgrana, anche in questo caso i due paesi, la Francia e l'Italia, stanno procedendo prima ancora della ratifica a organizzare le modalità di attuazione del Trattato, in modo da trovarsi pronti al momento della ratifica e di poter quindi procedere subito all'attuazione. Quindi questa serie di incontri, come ha detto bene il direttore del CESPI e l'onorevole appunto Fassino, è una serie di incontri molto importanti, perché serve anche per preparare il terreno sia dal punto di vista dell'opinione pubblica, sia dal punto di vista dei rapporti sempre più stretti, proficui e intensi tra le istituzioni nazionali e locali. L'ISIRFA, in modo particolare della CNR, da tempo sta svolgendo un'attività di studio e di analisi che ha per oggetto la cooperazione transfrontaliera, e la cooperazione transfrontaliera, come ha detto bene l'ambasciatore Massé, è proprio un esempio molto innovativo di ciò che il Trattato del Quirinale potrà determinare. E la cooperazione transfrontaliera è l'esempio classico di quello che noi chiamiamo il governo multilivello. E il Trattato del Quirinale proprio predispone una cooperazione strutturata, nel senso di una organizzazione volta a combinare le istanze di un versante e dell'altro mediante una organizzazione strutturata di governo per l'appunto multilivello e anche interordinamentale, cioè sia tra gli ordinamenti considerati come Stato, sia nei rapporti tra le amministrazioni territoriali, sia ancora nei rapporti tra i soggetti privati e pubblici che operano nel senso della cooperazione. ISIRFA ha stipulato una convenzione con l'Università di Nizza, in modo particolare con il centro di ricerca di TER, che oggi partecipa anche con dei contributi di carattere scientifico, proprio un accordo quadro per poter approfondire questi temi della cooperazione transfrontaliera, e ha svolto già delle iniziative scientifiche con incontri anche sul territorio, sia sul versante francese che italiano, volte per l'appunto a preparare il terreno per la migliore attuazione del Trattato del Quirinale per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera. Non voglio togliere tempo agli soggetti, alle persone, alle autorità
e a tutti coloro che parteciperanno poi e descriveranno in termini più approfonditi gli aspetti innovativi del trattato. Io voglio sottolineare soltanto tre aspetti. Prima di tutto che la cooperazione transfrontaliera rientra nella cooperazione territoriale e più in generale nelle politiche di coesione dell'Unione Europea, e quindi si tratta di un tema che intreccia le competenze degli Stati, le competenze dell'Unione, e molto si è fatto in tema di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Francia. Il trattato del Quirinale consente di fare molto di più, di avanzare, di progredire, di strutturare in modo più efficiente gli strumenti della cooperazione territoriale tra la Francia e l'Italia. Secondo aspetto, la cooperazione transfrontaliera ci pone un problema, vale a dire mettere a confronto due modelli di Stato decentrato, la Francia e l'Italia, che hanno sistemi pubblici organizzativi differenti, ma comunque improntati al principio del decentramento. Questo impone che nella costruzione delle modalità di organizzazione del comitato transfrontaliero, dei comitati settoriali, si debba tener conto di questa diversa strutturazione dei decentramenti francese e italiano, e quindi probabilmente uno dei principi a cui ci si potrà ispirare è quello della flessibilità. Quindi bisognerà improntare questi strumenti alla flessibilità e probabilmente anche alla sperimentazione. Il terzo punto, secondo me, occorre attentamente considerare il ruolo delle autonomie territoriali, le regioni, i comuni e le province, qui in Italia, le città metropolitane e le corrispondenti articolazioni delle collettività territoriali in Francia. Molte delle competenze che dovranno essere esercitate per risolvere i problemi della cooperazione transfrontaliera sono competenze delle autorità territoriali, e quindi sarà molto importante valorizzare il ruolo delle collettività territoriali all'interno dei meccanismi strutturati di cooperazione transfrontaliera. Come ha detto l'ambasciatore, il ruolo del comitato transfrontaliero e dei comitati settoriali sarà molto importante, perché costituirà un osservatorio permanente unitario dove discutere e affrontare le tante questioni che sono indicate nel trattato e nel programma di lavoro. Termino soltanto leggendo la prima frase dell'articolo 10 del trattato, dove si dice: la frontiera terrestre italo-francese costituisce bacino di vita interconnesso in cui le popolazioni italiane e francesi condividono un destino comune. Sono delle parole davvero molto importanti e significative, che vanno al di là della retorica. E poi si indica l'obiettivo complessivo del trattato: le parti si impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori. Credo che questo sia interesse non soltanto delle parti istituzionali, ma di tutti noi che siamo qui presenti a questo incontro. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Prendo la parola allora per iniziare la seconda parte dell'incontro. Ringrazio tutti i relatori che appunto hanno finora introdotto le tematiche di questo importante trattato. Sono molto onorata di moderare questo incontro, e come ricordava il professor Salerno, la cooperazione transfrontaliera, intesa come cooperazione tra collettività territoriali attraverso le frontiere nazionali, è diffusa in questa frontiera tra Italia e Francia, non solo in termini di pratiche, ma anche grazie alla presenza di specifiche politiche sostenute nell'ambito dell'Unione Europea. Infatti appunto in questa frontiera agiscono numerosi programmi di cooperazione territoriale, tra cui due programmi specifici di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, uno terrestre e uno marittimo. Ciononostante permangono numerosi ostacoli ad una cooperazione transfrontaliera efficace che consenta realmente di migliorare le condizioni di vita dei cittadini delle aree di frontiera e di sfruttare anche appieno le opportunità di sviluppo del territorio.
E l'articolo 10 del Trattato del Quirinale potrà offrire un contributo fondamentale in questo ambito, come cercheremo di mettere in evidenza nella discussione di oggi. Vorrei ringraziare a nome di tutti gli organizzatori i relatori che hanno accettato questo nostro invito oggi, perché appunto ci consente di avviare una riflessione su questa importante tematica, mettendo insieme diverse prospettive, perché appunto avremo relatori provenienti dai ministeri degli affari esteri Italia e Francia, ma anche autorità responsabili per la politica di coesione dell'Unione Europea e anche istituzioni di ricerca che seguono queste tematiche. Prima di iniziare i lavori vorrei appunto segnalare che c'è un piccolo cambio di programma in merito alla partecipazione dell'Università della Costa Azzurra e della Rete di Terre. La professoressa Florence Crusatier-Durand, che è con noi adesso, ma dovrà abbandonare i lavori purtroppo in anticipo, e quindi le do immediatamente la parola per consentire un suo saluto. Merci beaucoup de me donner la parole et bien sûr je m'associe à tous les remerciements qui ont d'ores et déjà été prononcés, si on peut dire. Et je veux vraiment remercier les promoteurs de ce cycle de rencontres, de ces quatre rencontres qui créent ce lieu tout à fait unique italo-français d'échange avec tous les acteurs de la vie transfrontalière, des universitaires, des chercheurs, les collectivités territoriales, l'État. Et c'est vrai que l'Université Côte d'Azur est très honorée de participer à ces rencontres aux côtés de monsieur le député, de messieurs les ambassadeurs, pour penser donc le traité du Quirinal et cette mise en relation à la fois de la recherche, mais aussi de l'action de cette coopération transfrontalière. Alors, vous avez déjà présenté quelque peu le programme d'ITER, mais permettez-moi juste de revenir très rapidement sur ce programme, qui est donc un axe de recherche d'un laboratoire qui s'appelle le CERDACF, Centre de recherche en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal. Donc, c'est le droit public de l'Université Côte d'Azur. Et donc, le programme d'ITER travaille en particulier sur l'action extérieure des collectivités territoriales, dont bien sûr la coopération transfrontalière, puisque DITER, cela signifie diplomatie territoriale. Et ce que nous allons vous exposer, ce que mes collègues vont vous exposer, puisque je suis tout à fait désolée de devoir quitter cette réunion avec un petit peu d'avance, c'est que nous avons au sein du programme DITER une méthode de travail qui est originale et qui veut dépasser le clivage entre la recherche universitaire et la véritable action locale. Et donc, nous essayons et nous voulons travailler avec vous pour intégrer l'action dans l'administration locale et participer activement à la mise en œuvre de ce traité du Quirinal. Nous avons l'habitude de travailler avec le CNR, avec l'ICIRFA, et nous avons un partenariat qui est très, très actif, et au-delà, les collectivités territoriales, Région Sud, Métropole de Nice, mais également les services de l'État, la MOTE, sont des acteurs avec lesquels nous travaillons. Et donc, nous sommes vraiment très heureux et très honorés de participer à ces rencontres, et je laisserai plus en avant mes collègues s'exprimer dans cette deuxième partie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé quelques minutes la parole. E come appunto la professoressa Crusatier-Durand ha anticipato, verrà sostituita dai suoi colleghi Filippo Pechel e Robert Botteghi negli interventi durante questa sessione. Possiamo dunque dare avvio ai lavori, e quindi do la parola, seguendo il nostro programma, al ministro plenipotenziario Andrea Cavallari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che appunto segue l'implementazione dell'articolo 10 del trattato. Prego. Molte grazie e buongiorno a tutti. Saluto in maniera particolare il presidente Fassino e l'ambasciatore Massé. E ringrazio molto il direttore del CESPI, il dottor Figerio, e il professor Salerno, direttore del ISIRFA, per l'invito a questo interessantissimo seminario. Grazie anche a lei,
Dottoressa Coletti, per la moderazione del dibattito e il piacere di ritrovare in questo incontro una serie di persone con cui ho già avuto occasione di incontrarmi e altre con cui spero di avere presto occasione di incontro. Io partirei proprio da una frase che ha ricordato il professor Salerno, un passaggio del Trattato del Quirinale che lui ha citato, un passaggio nel quale Italia e Francia riconoscono che la frontiera terrestre tra i due paesi costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune. Parole forti, ha detto il professor Salerno, sono sicuramente l'evidenza del fatto che l'inserimento della cooperazione trasfrontaliera e l'impegno d'Italia e di Francia di rafforzare la loro cooperazione in questo settore costituisce una novità importante nelle relazioni tra i due paesi. Il Trattato del Quirinale, così facendo, recepisce un movimento in corso che vede una progressiva affermazione dell'Europa delle regioni e inoltre riconosce il ruolo storico dei territori frontalieri che i territori frontalieri hanno avuto nelle relazioni tra Italia e Francia e il loro potenziale, grande potenziale, per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Mi fa pensare a quello che la Commissione europea ha detto in un recente lavoro, quando parlando dei territori frontalieri parla di laboratori viventi di integrazione europea. Come vedremo, l'approccio seguito dal Trattato del Quirinale in questo campo è fortemente innovativo e questo sia per gli obiettivi che vengono prefissati e che per gli strumenti che vengono messi a disposizione. Partendo dagli obiettivi, il Trattato e anche il programma d'azione, il programma di lavoro che è stato concordato, identificano una serie di obiettivi molto precisi. Essi mirano nell'insieme a migliorare le condizioni di vita nelle zone frontaliere, favorire gli scambi, promuovere l'integrazione economica e sociale, inserendole in un contesto che è quello del raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e di un rafforzamento della politica di coesione europea. Quindi un forte ancrage nel contesto europeo e di quello che è le politiche di resilienza e di sviluppo europeo. Anche in questo caso le novità sono molte. Da un lato si riconosce che per raggiungere questi obiettivi sia necessario dotare le collettività e gli organismi di cooperazione territoriale di competenze appropriate. Quindi vengono sottolineate in maniera eccellente le competenze degli attori. E questo per rendere gli scambi e la cooperazione più dinamici. Dall'altro, vengono individuati nella modifica dei regolamenti e delle legislazioni nazionali la maniera per superare eventuali ostacoli al rafforzamento della cooperazione territoriale. Questo è uno sviluppo particolarmente interessante perché la Commissione europea, lo citerò spesso, ha fatto un grande lavoro in passato, fin da 3-4 anni fa, nell'individuare proprio negli aspetti giuridici e legislativi lo strumento per superare degli ostacoli alla cooperazione frontaliera. Quindi, dicevo, si individua nella modifica di regolamenti e della legislazione nazionale la maniera per superare eventuali ostacoli della cooperazione territoriale, arrivando a identificare tra gli obiettivi da perseguire e questo è un grande cambio di passo, la possibilità di creare dei servizi pubblici comuni. Anche questo è un concetto che tengo a sottolineare e che è fortemente presente nel trattato. Un ulteriore aspetto qualificante della nuova cooperazione territoriale è l'indicazione rivolta agli amministratori e ai legislatori affinché laddove esistono delle attuazioni, delle differenze significative nell'attuazione nazionale del diritto europeo, esse vengono superate, favorendo quindi un'armonizzazione dei contesti regolamentari. Vediamo qui questo aspetto di crescente integrazione europea che si persegue proprio attraverso la cooperazione trasfrontaliera.
E anche in questo caso vale la pena di sottolineare quanto già detto nel suo intervento introduttivo dal professor Salerno. L'obiettivo fondamentale rimane quello di facilitare la vita quotidiana degli abitanti di queste zone, come riconosce lo stesso trattato. Per realizzare tutti questi obiettivi, il Trattato del Quirinale individua alcuni strumenti e anche in questo caso l'approccio è decisamente innovativo, in quanto viene proposto un nuovo modello di governance inclusivo, questo è sicuramente un grande aspetto, a più livelli. E si riconosce anche l'importanza del monitoraggio al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi. Sarò breve, ma vale la pena ricordare che lo strumento di governance principale individuato dal trattato è quello, ed è già stato citato da chi ha intervenuto in precedenza, il Comitato di Cooperazione Trasfrontaliera, presieduto dai ministri competenti delle parti e composto, oltre che dai rappresentanti delle autorità centrali, anche da quelli delle autorità locali, delle collettività frontaliere e degli organismi di cooperazione territoriale. E non ultimo, e di nuovo l'importanza del saluto del presidente Fassino, da parlamentari di entrambi i paesi. Della costituzione di questo comitato ci stiamo occupando in particolare con il mio omologo, l'ambasciatore Voiry, che saluto, e che è stato a Roma poco meno di un mese fa, proprio per avviare la discussione su questo tema. E speriamo di poter avanzare celermente nell'individuazione, insieme a tutti gli interlocutori e le parti interessate, di questo importante organo. Al fine di assicurare l'inclusività, viene anche prevista la possibilità di associare ai lavori del Comitato il Principato di Monaco. È un aspetto particolarmente importante per entrambi i paesi, ma lo dico soprattutto per noi italiani. Il numero dei lavoratori trasfrontalieri che giornalmente si recano nel Principato di Monaco è estremamente alto e passano attraverso il territorio francese per raggiungere il Principato di Monaco. Quindi anche questo è un aspetto estremamente chiave nella costruzione di un approccio inclusivo. Le novità continuano anche con riguardo ai compiti che vengono assegnati al Comitato di Cooperazione Trasfrontaliera. Infatti, lasciando ampio spazio alle parti interessate, si propone che i progetti il Comitato potrà proporre i progetti di cooperazione territoriale in tutti gli ambiti delle politiche pubbliche, potrà proporre delle soluzioni, e questo è particolarmente importante, sia che si trattino di soluzioni di natura convenzionale, legislativa o regolamentare. È anche previsto che ci possano essere delle deroghe locali, e questo proprio per permettere una maggiore integrazione degli spazi frontalieri. La recente lezione del periodo della pandemia e dei problemi che abbiamo vissuto in tutta Europa, ma in maniera particolare in Italia e anche nelle zone di frontiera in materia di salute, ma anche poi i temi della protezione ambientale, sono di base a quanto prevede il trattato, in quanto il Comitato, ed è previsto, potrà anche riunirsi in situazioni di crisi per permettere alle parti di consultarsi e adottare delle misure adeguate in maniera rapida. Una ulteriore novità del trattato è poi l'istituzione di un meccanismo di rivelamento e l'analisi e di analisi degli ostacoli alla cooperazione, quindi un meccanismo di monitoraggio. Il trattato ne riconosce l'importanza ai fini dello studio dell'evoluzione dello spazio frontaliero. È importante che ci basiamo infatti sui dati concreti per poter adottare le azioni e le misure più appropriate, ma lo orienta anche verso il monitoraggio dell'azione promossa dal Comitato di Cooperazione stesso, e quindi è una maniera anche per misurare gli avanzamenti che vengono realizzati. Io intravedo qui, e lo dico con molta simpatia, un ruolo per la MOT, la missione di monitoraggio, e gli organismi di ricerca come l'ISIRFA del professore Salerno, e mi rallegro che ci siano già dei programmi di cooperazione in atto con l'Università di Nizza, il programma di TER di cui abbiamo appena poco fa sentito alcuni elementi. Concludo rapidamente citando soltanto
L'ultimo aspetto di questa costruzione, che è quella dei settori che vengono individuati per la cooperazione trasfrontaliera. Ovviamente non è una lista esaustiva, ma il Trattato del Quirinale e il programma di azione, il programma di lavoro, ne indicano alcuni e sono sicuramente quelli fondamentali ai fini del perseguimento di quell'obiettivo generale che abbiamo detto, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle comunità trasfrontaliere e di una loro maggiore interconnessione. Sono ovviamente i settori del trasporto, in un'ottica del miglioramento dei collegamenti, di loro maggiore integrazione, della sanità, in termini anche di protezione civile e di soccorso alle persone in una parte e all'altra della frontiera, di sicurezza in senso ampio. Abbiamo sentito parlare della brigata multilaterale, e quello dell'istruzione. Io aggiungerei anche quello della formazione, che è fondamentale per avvicinare le comunità territoriali e per realizzare in maniera concreta quella mobilità sul territorio dei lavoratori in quello spazio trasfrontaliero. In tale contesto, in linea con i presupposti di inclusività e di attenzione per l'azione promossa dai soggetti presenti sul territorio, Italia e Francia si impegnano a promuovere gli spazi di cooperazione territoriale integrati. E qui il riferimento è ovvio ai programmi di Interreg e GECT dell'Unione Europea. So che il consigliere Gerli ed altri ne parleranno lungamente, quindi non mi dilungo, ma volevo sottolineare l'importanza di questi programmi, che sono in maniera dettagliata individuati e ricordati nel programma di lavoro, e il ruolo anche che avranno le città e le metropoli. So che molti ci ascoltano da Nizza, dal territorio e quindi dalle metropoli che da una parte e dall'altra della frontiera, che avranno un ruolo fondamentale di cooperazione. Di tutto questo parleranno molto meglio di me i relatori che seguiranno. Io mi fermo quindi qui, ringrazio nuovamente per l'opportunità che mi è stata data per mettere in risalto le grandi novità che il Trattato del Quirinale rappresenta in generale e in particolare per la cooperazione, per il rafforzamento della cooperazione trasfrontaliera come elemento fondamentale delle relazioni tra i due paesi. Molte grazie. Grazie mille per questo intervento, che ha veramente messo sul tavolo, credo, già moltissimi elementi, moltissimi spunti di riflessione, diciamo mettendo in evidenza anche gli elementi innovativi di questo trattato. E mi piace sottolinearne uno in particolare, cioè il fatto appunto di come i temi degli aspetti giuridici amministrativi, dei servizi pubblici, come lei ha menzionato all'inizio, non siano solamente di estremo rilievo per questa frontiera nello specifico, ma diciamo intreccino anche una riflessione già sviluppata in seno alla Commissione Europea, anche al Comitato delle Regioni. E da questo punto di vista questo trattato offre veramente anche una possibilità di un laboratorio di estremo rilievo, con una portata diciamo anche superiore diciamo a diverse scale, diciamo così, a diversi livelli. Proseguiamo i nostri lavori, do la parola all'ambasciatore Philippe Guary, ambasciatore incaricato delle questioni trasfrontaliere presso il Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri francese. Prego. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je salue toutes les autorités présentes. Je voudrais tout particulièrement remercier le directeur du CESPI, M. Daniele Frigeri, et le directeur de l'ICIRFA, M. Salerno, pour leur invitation et la composition de ce programme passionnant. Je souhaiterais également remercier l'ambassadeur de France en Italie, Christian Masset, pour son excellent accueil il y a quelques semaines lorsque je suis venu aborder les modalités concrètes de la mise en œuvre du volet transfrontalier du traité. Et je voudrais également remercier mon homologue Andrea Cavallari, l'ambassadeur Cavallari, qui m'a aussi fait un excellent accueil dans les locaux de la Farnesina pour aborder non seulement les questions du traité, mais aussi les commissions techniques que l'ambassadeur Masset a signalées, c'est-à-dire les commissions qui nous permettent de gérer les différentes infrastructures que nous avons en commun. Alors, je souhaiterais m'appuyer sur une présentation PowerPoint. Je vais essayer de la partager.
Alors, à moins que les organisateurs puissent m'aider dans la mesure où eux ont la présentation, ce sera peut-être plus facile. Est-ce que vous la voyez? Oui, oui, oui. Merci. Alors, très bien. Donc, très bien. Donc, j'ai essayé dans cette présentation de raconter très brièvement la genèse de l'article 10 sur la coopération frontalière pour illustrer les principes actifs que nous avons inclus dans cet article et qui, j'espère, effectivement, vont produire des effets concrets sur la frontière franco-italienne. Alors, l'une des sources d'inspiration, évidemment, de ce traité, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle qui l'a précédé, évidemment, mutatis mutandis, puisque nous avons des relations qui sont naturellement différentes avec chacun de nos voisins, mais nous avons essayé de reprendre du traité de 2019 les instruments qui paraissaient les plus efficaces pour la coopération frontalière. Alors, un petit constat sur la coopération frontalière. Vous voyez cette pyramide en face de vous, qui est évidemment inspirée de la pyramide de Maslow sur les besoins de l'être humain. Là, ce ne sont pas les besoins de l'être humain, ce sont plutôt les revendications des personnes vivant au voisinage des frontières lorsqu'elles souhaitent profiter de la chance qu'il leur est donnée de vivre près d'une frontière. Donc, la première revendication, évidemment, c'est de bénéficier d'infrastructures de transport. Très vite, à partir du moment où vous avez des flux, surgissent des questions de sécurité qu'il faut traiter. Une fois que les habitants des régions frontalières ont l'habitude d'aller et venir des deux côtés de la frontière, ils vont avoir des souhaits de formation linguistique ou de formation professionnelle pour éventuellement aller chercher des emplois de l'autre côté. Et je dirais, quand les flux sont bien établis, les flux locaux sont bien établis, il va y avoir aussi une demande qui va s'exprimer en matière de santé et d'institutions sociales, parce qu'il y aura forcément des complémentarités entre les deux systèmes. Au bout d'un moment, lorsque les flux seront devenus assez intenses, comme ceux qu'on a sur certaines frontières françaises, je pense au Luxembourg, je suis actuellement tout près du Luxembourg, de là où je vous parle, ou les flux que nous avons avec le Genevois français, les flux sont très élevés et ça amène une spécialisation des territoires selon les théories du commerce international, selon les théorèmes de Ricardo ou Samuelson, et donc une spécialisation selon les avantages comparatifs, et vous allez avoir des demandes de part et d'autre pour un développement équilibré, éventuellement un rééquilibrage du développement économique. Nous n'en sommes pas là avec l'Italie, mais il faut avoir ça présent à l'esprit, ça peut surgir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, lorsqu'on aura des flux très intenses. Et alors, en haut de la pyramide, j'ai placé l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, heureusement, les universités n'ont pas attendu la coopération frontalière pour travailler entre elles dans toute l'Europe, mais c'est vrai que quand on est dans un espace frontalier intégré, cette coopération prend une autre dimension. C'est ce que j'ai pu voir en vivant à Strasbourg pendant 4 ans, avec par exemple l'université Ecor qui rassemble les universités françaises, allemandes et suisses. Alors, je vous donne un autre triangle, qui est le triangle de l'édifice créé par le traité d'Aix-la-Chapelle. En fait, la dynamique, au moins en matière frontalière, et pas seulement, mais la dynamique en matière frontalière fonctionne en franco-allemand grâce à cette dialectique avec trois acteurs, qui sont donc la référence au texte, hein, le texte qui est d'une grande richesse, comme le traité du Quirinal, le comité qui est son incarnation concrète en matière frontalière, et puis l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui s'est constituée parallèlement au traité, qui ne figure pas dans le traité, qui a émané d'une initiative des parlementaires eux-mêmes, mais qui joue son rôle de dialogue avec les exécutifs, voire de contrôle des exécutifs, et qui dynamise l'ensemble. Alors, dans le contexte franco-italien, nous n'avons pas ce troisième sommet du triangle. Peut-être que les parlementaires décideront de créer une institution semblable. Il y a un précédent, peut-être que cela les intéressera, mais c'est de l'ordre de leur compétence.
et de leur choix. Alors, je vous donne simplement un exemple de sujet qui a pu être pris en charge par le comité de coopération transfrontalière d'Aix-la-Chapelle et un sujet qui a progressé, qui n'est pas encore parvenu à réalisation, il faudra, je pense, encore 5 à 10 ans, mais les deux lignes que vous voyez sur cette carte, au nord et au sud de l'Alsace, qui sont deux lignes transfrontalières, qui étaient deux projets complètement oubliés il y a une dizaine d'années, ont repris une vraie dynamique grâce au traité d'Aix-la-Chapelle et à la liste des projets prioritaires qui a été adoptée le jour de la signature. Donc on peut imaginer que d'autres projets franco-italiens trouvent une nouvelle dynamique grâce d'une part au traité et d'autre part au comité qui découle du traité de son article 10. Alors, un constat que nous avons fait sur le traité d'Aix-la-Chapelle, et j'espère que cette logique sera aussi transposable au contexte franco-italien, c'est que d'une part, notre force dans la coopération frontalière, elle résulte de l'engagement des élus. C'est lorsqu'on a des élus engagés, qui se connaissent bien de part et d'autre, qu'on a de vrais progrès en matière frontalière, je dirais séquencé, c'est-à-dire on a une dynamique qui chaque année produit des résultats. Donc, le comité sert à la fois à faire se rencontrer les élus, mais il faut aussi, pour qu'il garde, je dirais, son principe actif, il faut aussi qu'il reste l'expression de la voix des autorités locales. Donc, plusieurs intervenants ont détaillé la composition du comité, que nous allons encore enrichir par rapport à ce que vous voyez sur cette diapositive. Le comité franco-italien sera enrichi, notamment avec des propositions de la partie italienne qui m'ont paru extrêmement judicieuses, que nous mettrons peut-être aussi en œuvre en franco-allemand dans une démarche de remise à plat. Ce comité va être enrichi, mais en dépit des enrichissements, il doit rester vraiment l'expression de la voix des autorités locales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas concrètement, comme la tentation en est parfois apparue en franco-allemand, que certaines administrations centrales essaient de trop réécrire ce que les élus ont dit ou de trop, disons, de ramener. Il faut que ça reste aussi l'expression d'une volonté politique, donc il faut être dans le réel, mais il faut quand même qu'il y ait de la vision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre au standard de ce qui est faisable aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des choses concrètes pour aujourd'hui, mais il faut aussi qu'il y ait de la vision pour demain. Et pour ça, donc, nous avons besoin des élus, les administrations parfois étant préoccupées par des enjeux budgétaires de court moyen terme. À propos de la composition du comité du Quirinale, par rapport à la diapositive que vous voyez ici, donc l'ambassadeur Cavallari a cité plusieurs villes, plusieurs métropoles du pourtour frontalier. Dans le cas franco-allemand, nous n'en avons qu'une, c'est Strasbourg. Donc là, en franco-italien, nous en aurons plusieurs. Et il y a aussi deux autres institutions qui vont faire leur entrée. Donc la mission opérationnelle transfrontalière a été citée. Elle va intégrer le comité du Quirinale vraisemblablement dès le début en tant qu'observatrice, alors qu'elle a rejoint le comité franco-allemand plus tard. Et autre excellente suggestion italienne, nous aurons sans doute des représentants des programmes Interreg, ce qui permettra d'assurer une meilleure conjugaison de cette entité politique avec les instruments financiers dont nous a doté l'Union européenne. Alors, pour résumer brièvement cette diapositive, le principe du comité d'Aix-la-Chapelle, que nous pourrons éventuellement transposer au comité du Quirinale, c'est que vous avez deux types de sujets qui sont traités. D'abord, vous avez des obstacles ponctuels à résoudre, et ensuite, vous avez des projets de long terme. Mais les uns ne doivent pas nuire aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous restions seulement sur des projets à 6 ans, à 10 ans, à 15 ans, qui connaîtront forcément des hauts et des bas. Il faut aussi que nous résolvions régulièrement des difficultés ponctuelles qui concernent des obstacles de la vie quotidienne. Le deuxième principe, c'est que lorsque vous amenez un problème au comité, il y a de fortes chances que vous soyez chargé de le résoudre. Alors évidemment, ne pas le résoudre tout seul, mais vous serez chargé de porter ce problème politiquement et vous aurez mandat, de ce fait, pour fédérer autour de vous
les autres institutions qui ont la compétence technique, ont la compétence juridique et vous aideront à résoudre ce problème. Pour que vous soyez chargé de la résolution d'un problème particulier, il n'est pas forcément nécessaire que vous ayez la compétence technique. Vous pouvez être parlementaire et vous charger de la résolution d'un problème de droit du travail, par exemple, ou d'une question de transport. Voilà. Et c'est une amélioration par rapport au comité, je dirais, de la génération précédente en coopération frontalière, qui étaient des instances qui produisaient des recommandations qui étaient envoyées dans les capitales, mais ces recommandations, parfois, n'étaient pas assez suivies ou n'avaient pas forcément de résultats à court terme. Alors, c'est un schéma un peu compliqué que les participants pourront regarder à tête reposée ultérieurement, mais c'est un schéma qui illustre, je dirais, le rôle très important de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et des parlements nationaux. Donc, dans le cas franco-italien, nous avons les parlements nationaux qui pourront jouer le même rôle, à la fois au titre des recommandations et par la présence de parlementaires au sein même du comité de coopération frontalière. Donc, vous voyez, il y a deux petits rectangles rouges. Dans le cadre inférieur, le cadre inférieur représente vraiment la dynamique interne au traité et au comité de coopération frontalière. Ces deux cadres rouges, donc il y en a un, c'est vraiment la voie du concret, les problèmes qui reviennent du local, qui sont soumis par les eurodistricts ou par le parlementaire, et les parlementaires exercent une pression politique sur les administrations centrales, qui pendant la pandémie, par exemple, a été très efficace. Je crois que c'est par l'engagement de certains parlementaires que les ministères de l'Intérieur français et allemand ont été amenés à envisager toujours plus d'exceptions au régime de contrôle des frontières et ont été amenés finalement à les rouvrir. Alors, sur les diapositives suivantes, j'ai simplement recopié les paragraphes de l'article 10, mais pour donner en quelques mots la philosophie de chacun des paragraphes. Le premier a été bien commenté. Vraiment, l'expression clé, c'est bassin de vie continu, c'est fondamental. Ensuite, l'ambassadeur Cavalleri a mentionné les compétences appropriées. Ça aussi, c'est fondamental. C'est l'idée que nous sommes dans une approche dynamique avec des compétences qui évolueront peut-être au cours du temps pour les collectivités et pour les organismes de coopération frontalière, notamment les JECT. Référence aussi aux objectifs de développement durable. Alors, pour nous, côté français, en matière frontalière, c'était une nouveauté et c'est un emprunt à nos amis espagnols et portugais qui ont mis les objectifs de développement durable en haut de leur stratégie de développement frontalier commune. Donc, je tiens à leur rendre hommage. Et ensuite, lorsqu'on descend dans l'article 10, on tombe, je dirais, sur le principe actif fondamental de l'article 10. Ce sont les dérogations que l'ambassadeur Cavalleri a très bien commentées. Également, la volonté de se coordonner sur la transposition du droit européen pour éviter des dissonances de droit à la frontière qui poseraient des problèmes concrets. Je vous en donne deux exemples. À Strasbourg, par exemple, nous avons la question des vignettes de qualité de l'air. Le système allemand et le système français fonctionnent en sens inverse, donc on a une coordination difficile. Et en franco-italien, nous avons la question de la sécurité dans les tunnels, c'est-à-dire que nous avons une directive tunnel de l'Union européenne qui a été mise en œuvre différemment dans les deux pays. Et donc, ça pose des problèmes de coordination sur les questions de sécurité. Ensuite, les paragraphes suivants, je dirais, détaillent le bas de la pyramide que j'ai montré au début de l'exposé, c'est-à-dire les premières revendications généralement des populations frontalières, leur premier souhait d'appui à la coopération frontalière. Et le dernier paragraphe que vous avez devant vous est le détail du comité de coopération frontalière avec notamment à la fin une mention en cas de crise. En cas de crise, ce comité peut jouer un rôle essentiel, sans se substituer bien sûr aux institutions compétentes en matière de gestion de crise, mais dans le cadre franco-allemand, le comité d'Aix-la-Chapelle s'est réuni en audioconférence dès le 12 mars 2020, pendant la crise sanitaire. Il a joué un rôle important pendant la crise sanitaire, à la fois pour gérer la question des contrôles aux frontières, en tout cas pour échanger sur cette question, et puis ensuite pour coordonner les échanges de patients
entre hôpitaux français et hôpitaux allemands. Voilà, cet édifice en franco-allemand a été complété par une intervention parlementaire qui a vocation à devenir régulière. Ce sont ces fameuses dérogations législatives nécessaires pour permettre certaines coopérations frontalières. Nous avons eu un premier volant de dérogations qui ont été inclus dans la loi dite loi 3DS qui a été promulguée au mois de février. Et ce sont des dérogations extrêmement concrètes. Alors, il y a des dérogations concernant des questions de statut pour permettre à des collectivités étrangères de participer à des sociétés publiques locales côté français. Ce sont des questions, je dirais, en fait, il s'agit d'ouvrir en quelque sorte nos institutions d'aménagement du territoire à des entités frontalières de l'autre côté de la frontière. Et puis, il y a d'autres dérogations qui intéressent directement le public. Il y en a une sur l'apprentissage, il y en a une autre sur les compétitions sportives, il y en a une autre, par exemple, sur l'usage de la langue du voisin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si le temps nous y autorise, je serai heureux, bien sûr, de répondre à des questions. Grazie, grazie mille per questo intervento che ha appunto completato anche l'illustrazione di quello che il trattato prevede e anche offerto uno sguardo al trattato franco-tedesco che sicuramente può offrire un riferimento importante per l'implementazione del trattato del Quirinale. E, proseguiamo i nostri lavori. E do adesso la parola al consigliere Massimo Gerli, direttore generale dell'Ufficio Analisi, Politica e Programmazione del Dipartimento Politica e di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che potrà appunto illustrare il tema appunto delle politiche di coesione in questo territorio, in particolare della cooperazione territoriale europea. Prego. Grazie dottoressa Coletti, buongiorno a tutti, partecipo con grande piacere a questo incontro e pertanto lasciatemi ringraziare innanzitutto il CESPI e l'ISSIRFA CNR nella persona in particolare del professor Giulio Salerno per l'invito. Come detto, io rappresento il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è l'amministrazione nazionale di coordinamento della politica di coesione e dei relativi programmi e rappresenta insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rappresenta diciamo il paese nelle strategie macroregionali e di bacino marittimo. Il mio intervento essenzialmente si concentrerà nel tentativo di dare un concreto esempio diciamo del campo di applicazione della più intensa collaborazione tra i nostri due paesi evocata dal trattato si concentrerà diciamo essenzialmente appunto come detto prima sia nel campo della cooperazione territoriale sia nel campo delle strategie macroregionali. Partendo dalla cooperazione territoriale italo-francese, il panorama della cooperazione consiste essenzialmente in due programmi trasfrontalieri. Il primo è Francia-Italia-Alcotra, dove Alcotra è un acronimo che indica Alpi Latine Cooperazione Trasfrontaliera. Sul confine terrestre con l'autorità di gestione francese. L'autorità infatti è la regione Auvergne-Rhône-Alpes. Il secondo programma di cooperazione invece è il programma Italia-Francia Marittimo, che è appunto sul confine marittimo con autorità di gestione italiana rappresentato dalla regione Toscana. Ai due programmi che ho citato se ne aggiungono tre programmi di carattere transnazionale con altri paesi anche, che sono sia stati membri sia stati partner. Uno di area alpina, che è lo spazio alpino appunto, il programma si chiama Spazio Alpino, che è anche il riferimento fondamentale per il sostegno alla governance della strategia cosiddetta EUSALP. Più partecipa a due altri programmi transnazionali il nostro paese, assieme alla Francia, due di bacino mediterraneo. Uno che si chiama Euromed e NextMed. Con il secondo
quest'ultimo che estende l'area di cooperazione alla sponda sud. A queste due tipologie di programmi se ne aggiungono anche quattro programmi interregionali che sono già stati evocati e che sono essenzialmente paneuropei, e sono Interact, Interreg Europe, Urban ed Espon. Vorrei portare innanzitutto l'attenzione su due programmi, sui due programmi trasfrontalieri che ho citato poc'anzi e che interverranno nel 21-27 su molte delle priorità identificate dal trattato a livello terrestre e a livello marittimo. Alcotra è un programma che può contare su una dotazione finanziaria complessiva, intendo dire sia di contributo FESR, che rappresenta appunto il contributo europeo, più il cofinanziamento nazionale, di circa 228 milioni di euro. Copre un vasto territorio, oltre 500 chilometri di confine terrestre tra la Francia e l'Italia, e coinvolge 9 regioni, 3 province italiane, Torino, Cuneo, Imperia e la regione autonoma Valle d'Aosta, e 5 dipartimenti francesi, Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi e Alpi dell'Alta Provenza e Alpi Marittime. Come potete vedere dalla slide che è stata messa in condivisione. Il programma punterà a rilanciare l'economia dell'area, in modo particolare attraverso la digitalizzazione e le strategie di sviluppo intelligenti. Un altro tema importante che affronta il programma è quello del miglioramento della capacità di risposta del territorio alle sfide ambientali, che sono, riguardano essenzialmente sia le energie rinnovabili, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi, la biodiversità e la mobilità sostenibile. Un altro ambito di temi che accoglie il programma è sostenere per esempio la resilienza della popolazione dell'area e quindi accesso all'istruzione e alla formazione, accesso all'assistenza sanitaria, cultura e turismo. E infine ovviamente promuovere anche strategie territoriali integrate e superare gli ostacoli amministrativi. Tutti i temi che sono stati, una parte dei quali sono stati già ampiamente citati, ma il nostro è un esempio concreto appunto di come la cooperazione con la Francia è avviata da tempo. Il secondo programma di cooperazione trasfrontaliero è Italia-Francia Marittimo, che avrà una dotazione finanziaria complessiva di circa 193 milioni di euro. La cooperazione coinvolge per l'Italia 4 province costiere, Liguri, 5 province toscane, tutta la Sardegna, mentre per la Francia partecipano le Alpi Marittime, la regione PACA, il VAR, la Corsica, il VAR e la Corsica. Il nuovo programma nel nuovo ciclo 21-27 rafforzerà la capacità di fronteggiare la transizione industriale ed ecologica, facendo leva sull'innovazione, sulla imprenditorialità e la competitività dei territori. Opererà sulla protezione dei rischi naturali e antropici e sull'adattamento al cambiamento climatico, sulla preservazione della natura e della biodiversità e sull'economia circolare, sulla valorizzazione della cultura e del turismo sostenibile in chiave di sviluppo economico, inclusione e innovazione sociale. Promuoverà inoltre una migliore connessione tra i territori, migliorandone l'accessibilità, renderà più efficiente il mercato del lavoro trasfrontaliero, focalizzando gli interventi su misure di qualificazione del capitale umano. Lavorerà infine sulla governance, con una particolare attenzione sulla eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi, sull'accesso all'assistenza sanitaria e sull'inclusione sociale della popolazione residente nelle aree più isolate e dei gruppi di popolazione caratterizzati da una maggiore fragilità. Come detto precedentemente, il secondo campo, diciamo, di cooperazione dell'Italia
è rappresentato essenzialmente dai cosiddetti quadri strategici europei, macroregionali e di bacino marittimo. Uno è costituito essenzialmente dalle Alpi. Le Alpi sono la risorsa naturale che divide e unisce i nostri territori. In ambito EUSALP, infatti, l'Italia, attraverso le province autonome di Bolzano e di Trento, ha assunto la presidenza nel 2022, con l'ambizione di rafforzare il contributo alla strategia, il contributo della strategia alla promozione dell'efficienza e della transizione energetica per affrontare il cambiamento climatico. La stretta e proficua cooperazione assicurata dai nostri due paesi durante la scorsa presidenza francese si è tradotta in uno stretto raccordo in fase di passaggio di consegne, in una costante sinergia negli organi di governo della strategia, in un partenariato della costituenda Technical Support Structure, che è una struttura, diciamo, che condivideremo con la Francia per poter appoggiare nel miglior modo possibile la strategia macroregionale. Sono certo quindi che tale intesa possa replicarsi nel corso del 2022 nel programma Spazio Alpino a presidenza francese. Anche il Mediterraneo ha un grande rilievo nel trattato come crocevia di civiltà e area la cui stabilità e prosperità a lungo termine costituisce una priorità fondamentale per entrambi i paesi, un patrimonio, diciamo, cui garantire protezione e assicurare la promozione dell'economia blu sostenibile. E in questo senso è positivo che Francia e Italia, insieme a Spagna, Portogallo e Malta, cooperino con altri paesi della sponda nord dell'Africa, Mauritania, Marocco, Tunisia, Algeria e Libia, per un sostegno all'economia blu del Mediterraneo occidentale, nel quadro della strategia di bacino marittimo, WestMed, la seconda appunto strategia macroregionale a cui partecipiamo. Vorrei concludere dando un messaggio di prospettiva nell'ottica di contribuire all'attuazione delle strategie, a una migliore cooperazione trasfrontaliera rispetto alle priorità del Trattato del Quirinale. Ritengo che potrebbe essere molto utile un confronto tra le regioni trasfrontaliere francesi e italiane per identificare nel dettaglio i bisogni più urgenti e gli ostacoli più rilevanti alla cooperazione. In questo percorso si potrebbe aggiungere un condiviso impegno dei due paesi a individuare all'interno dei rispettivi programmi regionali di coesione, che vantano una dotazione finanziaria notevolmente più alta rispetto a quella che ho citato a proposito dei programmi di cooperazione territoriale europea, quelle azioni di cooperazione che costituiscono un importante strumento risultante dalla negoziazione del nuovo quadro regolamentare 21-27 e che potrebbero essere funzionali agli obiettivi comuni. Il programma, ho citato anche i cosiddetti programmi paneuropei. Tra questi, Interact vanta una grande esperienza in materia e potrebbe fornire assistenza sanitaria e mettere in campo un meccanismo innovativo e virtuoso a beneficio dei nostri territori frontalieri. Come ultima cosa avrei il piacere di sottolineare che il percorso avviato dalla Commissione europea nel 2018, proposta che consiste essenzialmente nella proposta di regolamento dell'European Cross Border Mechanism, che intendeva operare sulla rimozione degli ostacoli trasfrontalieri di carattere giuridico-amministrativo, non è andato per il momento a buon fine. Il Trattato Italia-Francia rappresenta invece da subito un'opportunità straordinaria per proseguire il lavoro sulla eliminazione degli ostacoli amministrativi e giuridici che ostacolano alcune attività di cooperazione. Io vi ringrazio moltissimo e cedo la parola al Chairman. Grazie. Grazie, grazie molto consigliere Gerli per questa panoramica di tutti gli strumenti, diciamo, potenzialmente a disposizione nell'ambito della politica di coesione, che sicuramente, insomma, è necessario tenere in considerazione nell'implementazione del trattato per quanto attiene la cooperazione trasfrontaliera. Proseguiamo con il prossimo relatore, il dottor Jean Peroni, che è direttore generale della missione operazionale transfrontaliere,
che appunto è un ente di riferimento per la cooperazione transfrontaliera, non solamente direi per la Francia, ma in generale, diciamo, a livello di tutti i territori dell'Unione Europea. Prego, dottor Peroni, grazie. Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup aux organisateurs pour cet excellent séminaire et merci d'y associer la mission opérationnelle transfrontalière. Je voudrais, pour marquer l'importance de parler de questions concrètes, centrer mon exposé sur la question des obstacles à la coopération, notamment sur cette frontière et sur la boîte à outils pour les résoudre. Je voudrais effectivement, en matière d'obstacles, faire référence au travail d'un institut italien de Gorizia qui avait fait un travail pour le Conseil de l'Europe et qui avait catégorisé les obstacles de manière, à mon avis, tout à fait claire. Il y a des obstacles à la coopération, d'abord au plan économique. Il y a effectivement des questions de trouver des outils de financement. Et il a été déjà dit que, bien sûr, il y avait Interreg, mais que ça ne suffisait pas forcément. Et donc, un des enjeux, ça sera effectivement de combiner d'autres financements européens ou nationaux. Il y a des obstacles institutionnels, avec souvent sur les frontières un défaut de cadre politique ou juridique. Et là, effectivement, sur la frontière italienne, on avait une relative faiblesse de la gouvernance transfrontalière locale et peut-être aussi au niveau national. Et donc, le traité contribuera à résoudre cette question. Il y a aussi des obstacles de nature fonctionnelle, avec des enjeux de manque d'interopérabilité technique ou administrative. Et là aussi, sur cette frontière, on a effectivement des carences. On peut penser notamment à la question du manque de cadre pour la coopération sanitaire. Et donc, on voit bien que le traité va permettre d'aller dans le bon sens. Je voudrais signaler également une autre nature d'obstacles qui sont plus immatériels, mais néanmoins très importants, et qui existent sur toutes les frontières. C'est souvent déjà le manque d'informations, le manque de connaissances, de données, de connaissances des systèmes nationaux. Il y a souvent aussi un déficit de culture ou de vision, mais déjà aussi la question linguistique. Souvent, il y a un manque de maîtrise effectivement de la langue du pays voisin, et là, le traité il permettra d'aller également dans le bon sens. Et puis, il y a toujours un facteur résiduel que l'ISIG appelle la question du manque de propension à coopérer, mais c'est très important, c'est la question personnelle, en fait, la question de l'implication des personnes. Et ce qu'on peut dire sur cette frontière franco-italienne, c'est que précisément ce qui a quand même permis de maintenir la coopération, c'est l'implication des personnes, des élus. Je salue Laurence Navalesi, l'implication des diplomates ou de la société civile qui, elle, a toujours existé. Mais rien ne se passe sans les personnes, rien ne dure sans les institutions. Et c'est là où c'était vraiment très important d'avoir ce nouveau traité. Alors, quels sont donc les outils maintenant pour surmonter ces obstacles? Je crois que, comme ça a été déjà dit, la boîte à outils est en train de se compléter avec la mise en place du traité et notamment de ce comité de coopération transfrontalière. Alors, je voudrais quand même mentionner un petit peu dans la suite de M. Gerli l'importance de la politique de cohésion et l'importance des programmes Interreg. Il se trouve que sur cette frontière, les deux programmes Interreg transfrontaliers, donc terrestre et maritime, ont vraiment, je dirais, au-delà de leur rôle de financement de projet, contribué à suppléer la carence de gouvernance. Et je voudrais notamment insister sur le rôle très intéressant des plans intégrés transfrontaliers, des PITER, et je voudrais notamment signaler que cette politique des PITER, mise en œuvre maintenant déjà depuis deux périodes de programmation, c'est en fait une idée italienne, puisque les plans intégrés territoriaux sont une invention de la politique de cohésion italienne qui s'est transférée non seulement dans des programmes transfrontaliers, mais également à l'échelle européenne, avec cette idée d'une approche intégrée de la politique de cohésion dans les territoires. Alors, je voudrais mentionner, parce que vraiment c'est intéressant et concret, que le projet de programme 2021-2027 terrestre Alcotra
va utiliser les nouveaux outils proposés par le règlement Interreg au niveau européen, avec notamment un objectif territorial, l'objectif Europe plus proche des citoyens, qui permettra de financer des stratégies intégrées sur des zones fonctionnelles dans la logique de ces PITER qui existent déjà. Et donc, on peut espérer que se constitue, grâce à l'appui aussi du programme Interreg, justement des structures de gouvernance portant des stratégies territoriales et qui pourraient à terme jouer le rôle des eurodistricts de la frontière franco-allemande. Une autre innovation du projet de règlement dont le programme Alcotra va se saisir, c'est l'objectif meilleure gouvernance de la coopération qui permettra de financer la résolution d'obstacles juridiques, la gouvernance locale et aussi, par exemple, les questions d'observation transfrontalière. Il est extrêmement important que nous disposions d'une meilleure connaissance des flux et des territoires transfrontaliers. Et le programme pourra financer ce type de développement. Et bien sûr aussi la connaissance entre les citoyens et toutes les activités, les projets pour les citoyens, pour people to people, comme on dit, qui permettront à la société civile de se structurer et de mieux se connaître. Et donc, dans cette boîte à outils, certainement Interreg apportera, mais ça ne suffisait pas, et c'est là où, bien sûr, le comité de coopération transfrontalière pourra jouer son rôle de pilotage de l'ensemble. Je pense notamment sur l'aspect économique, effectivement, Interreg ne suffit pas, donc ça sera intéressant d'identifier des projets et de regarder ensemble, en associant les différents niveaux locaux qui doivent être à la manœuvre, mais aussi régionaux, nationaux, voire même européens, d'avoir cette question de comment va-t-on identifier et financer un certain nombre de projets. Il y a cette question effectivement du cadre fonctionnel, avec la nécessité de progresser, certainement en donnant plus de moyens d'action au niveau local, et donc du côté français, comme Philippe Voiry l'a rappelé, on s'y est employé avec la loi 3DS, mais de toute façon, il faudra aussi toujours résoudre des difficultés qui existent au niveau des législations nationales, voire quelquefois européennes, et donc le traité donnera un lieu, un cadre avec le CCT de faire remonter les obstacles qu'il faut à Paris, à Rome et peut-être aussi à Bruxelles ou à Strasbourg. Et donc, c'est là où je voudrais aussi corroborer ce qui a été dit. Ce traité est une avancée, elle suit l'avancée franco-allemande et peut-être d'autres avancées sur d'autres frontières, mais tout ça, de notre point de vue, trouvera son accomplissement dans une perspective européenne, le jour où les différents États coordonneront mieux qu'ils le font aujourd'hui, notamment dans les capitales et en liaison avec les États voisins, leur coopération transfrontalière, tout ça dans une perspective européenne. Au niveau européen, on a maintenant une boîte à outils qui progresse, comme ça l'a déjà été dit, beaucoup depuis quelques années. On a des financements de la politique de cohésion, on a des outils de gouvernance comme le GECT, mais ce qui reste à construire, c'est vraiment un réseau européen s'appuyant sur les États et sur les collectivités, un réseau européen de résolution, d'identification et de résolution des obstacles à la coopération. Je vous remercie de votre attention et espère pouvoir répondre à des questions le cas échéant. Merci à vous. Grazie molte dottor Peroni per questo intervento che appunto ha fornito ulteriori elementi sia in merito agli ostacoli di questa specifica frontiera ma anche alle opportunità, sottolineando anche in particolare questo obiettivo migliore governance della cooperazione che è previsto per la prossima programmazione europea e che senz'altro potrà fornire uno strumento interessante anche nel perseguimento degli obiettivi del trattato. Proseguiamo i nostri lavori, è stato appunto menzionato da diversi relatori finora il tema delle competenze e quindi appunto il tema anche delle differenze istituzionali tra Italia e Francia come possibile ostacolo e quindi appunto proviamo ad approfondire anche questi aspetti. Do la parola alla dottoressa Gabriella Saputelli, ricercatrice in diritto pubblico presso l'ISIRFA CNR. Grazie, buongiorno a tutti.
Ringrazio molto gli organizzatori del seminario, l'ambasciata francese, il CESPI, l'ISIRFA per questa importante opportunità e tutte le autorità e i relatori che partecipano. Il mio intervento vuole offrire alcuni spunti di riflessione su come l'articolo 10 del Trattato del Quirinale si inserisce nel quadro giuridico di riferimento per la cooperazione trasfrontaliera tra Italia e Francia, considerando principalmente due aspetti. In primo luogo il contesto internazionale, europeo e nazionale in cui si inserisce la collaborazione tra autonomie territoriali italiane e francesi. In secondo luogo la condizione degli enti territoriali e l'evoluzione dei processi di decentramento nei due paesi. L'obiettivo appunto è provare ad individuare le opportunità da cogliere, ma anche i nodi critici da sciogliere. Come è noto, il Consiglio d'Europa ha fornito un primo ed importante quadro giuridico alle iniziative di cooperazione che si sono sviluppate in Europa tra enti territoriali confinanti attraverso la previsione di strumenti che hanno stimolato la conclusione di accordi, gemellaggi e partenariati. Sulla base della Convenzione di Madrid del 1980, ad esempio nel 1993, è stato stipulato il primo accordo tra Italia e Francia proprio in materia di cooperazione trasfrontaliera. In un momento successivo l'Unione Europea ha predisposto programmi volti a promuovere la cooperazione trasfrontaliera che sono divenuti il principale punto di riferimento per lo sviluppo di numerosi progetti, come ci ha illustrato il consigliere Gerli. Infine, gli ordinamenti nazionali hanno agevolato la collaborazione tra enti territoriali oltre ai confini nazionali attraverso l'adeguamento della normativa interna e la predisposizione di altrettanti strumenti e procedure essenziali all'esplicazione dell'attività internazionale degli enti territoriali. Il confronto tra l'ordinamento giuridico italiano e quello francese su questo aspetto mostra che in entrambi i casi siamo dinanzi a normative molto innovative nel panorama europeo che consentono ampie possibilità alle autonomie territoriali sul piano esterno. È sufficiente richiamare in questo caso l'articolo 117 della Costituzione italiana, ma anche la concezione della diplomazia des multipliés in Francia. Ebbene, il trattato bilaterale italo-francese completa e arricchisce questo quadro aggiungendo nuovi e preziosi strumenti. In particolare l'articolo 10 affronta il nodo relativo all'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione frontaliera emersi nell'esperienza pluridecennale di cooperazione. A questo proposito ci sono indicazioni molto precise già nel paragrafo 2 dell'articolo 10, come è stato messo in luce dal ministro plenipotenziario Cavallari. Ai due paesi, infatti, viene chiesto, ad esempio, di dotare le collettività e gli organismi di cooperazione frontaliera di competenze appropriate per rendere gli scambi e la cooperazione più dinamici. Al tempo stesso viene chiesto di adottare le modifiche regolamentari e legislative necessarie finalizzate ad una maggiore collaborazione ma anche alla creazione di servizi pubblici comuni. Nel programma di lavoro sono poi specificati ulteriori dispositivi come la previsione di un meccanismo per il rilevamento e l'analisi degli ostacoli alla cooperazione fino alla loro risoluzione per mezzo di modifiche legislative, regolamentari o amministrative, incluso l'inserimento di deroghe locali. L'articolo 10 va dunque letto in un contesto multilivello e sottintende la conoscenza degli ordinamenti e del funzionamento dei sistemi decentrati nei due paesi, come ha ricordato il professor Salerno. In Italia, ad esempio, la competenza legislativa ad eliminare questi ostacoli in alcuni settori potrebbe spettare alle regioni. E a questo proposito vorrei porre l'attenzione sul secondo aspetto. Francia e Italia hanno una storia amministrativa e istituzionale simile che ha generato per un lungo periodo un'esperienza comune di cui restano segni nel diritto amministrativo, ma sono profondamente diverse per quanto riguarda la concezione dell'autonomia, le competenze degli enti territoriali, le modalità di funzionamento e le relazioni tra i livelli di governo. La simmetria è evidente già quando si compara lo status giuridico costituzionale delle autonomie.
Inoltre, l'evoluzione dei processi di decentramento nei due paesi ha reso più complessa la comprensione dei rispettivi contesti giuridico-amministrativi, che si ripercuote nelle difficoltà di identificare il diritto applicabile e l'autorità competente con cui confrontarsi dall'altra parte della frontiera. Basti pensare, per il caso italiano, al riordino delle funzioni amministrative tra i livelli di governo e alla riforma del testo unico degli enti locali, così come per il caso francese alle problematiche legate al millefoglie territoriale e alla recente Loi 3DS, di cui ci ha parlato l'ambasciatore Borì. Sia in Francia che in Italia sono poi in atto dei processi che influenzano il ruolo degli enti territoriali e le relazioni tra i livelli di governo, come la spinta verso una maggiore differenziazione che richiede di adattare la regolamentazione alle competenze alla diversità dei territori, nonché alle richieste degli enti locali. Infine, non bisogna dimenticare quanto accaduto durante l'emergenza pandemica, come è stato detto, che sia in Francia che in Italia pone l'esigenza di ripensare le relazioni centro-periferia alla luce di un nuovo rapporto tra unità e differenziazione. Come ci ha mostrato il dottor Peyronie, ci sono molti ostacoli amministrativi e giuridici alla collaborazione trasfrontaliera, segnalati dalle stesse istituzioni territoriali, dalle autorità di gestione dei programmi e dai centri di ricerca. Alcuni di questi ostacoli sono superabili attraverso una reciproca conoscenza dei due sistemi territoriali. Per questa ragione sarà fondamentale la formazione alla quale è dedicata un'attenzione particolare sia nel trattato sia nel programma di lavoro, come è stato ricordato. Altri ostacoli invece richiedono modifiche alla normativa nazionale e qui gli strumenti previsti dall'articolo 10, poc'anzi menzionati, se ben sfruttati, possono fare la differenza. In entrambi i casi è molto utile il lavoro di comparazione sui sistemi territoriali, che aiuta a raffrontare gli aspetti comuni, riconoscere i punti deboli e individuare soluzioni che possono facilitare e incrementare la collaborazione tra le autonomie territoriali. E mi avvio ad alcune considerazioni conclusive. Il trattato chiede ai due paesi di adattare i rispettivi ordinamenti al fine di agevolare la collaborazione transfrontaliera. Questa è un'operazione che richiederà il coinvolgimento di tutti gli attori interessati a vari livelli. Cruciale sarà in proposito il ruolo del Comitato di Cooperazione Trasfrontaliero, di cui si è parlato molto oggi. Ma sarà necessaria anche l'individuazione dei nodi critici e la proposizione di modifiche da apportare alla normativa in una prospettiva comparata e combinata. La fase di attuazione del trattato è dunque decisiva e rappresenta un'occasione preziosa che non va sprecata per i due paesi e non solo. L'articolo 10 infatti pone le basi per la creazione di un laboratorio di sperimentazione sulla cooperazione trasfrontaliera che può essere replicato in altri contesti e avere importanti ripercussioni anche in seno al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea. Si pensi ad esempio ad un reciproco condizionamento tra i meccanismi previsti dal trattato e la proposta di regolamento ECBM, European Cross Border Mechanism, richiamato da chi mi ha preceduto. Quindi ci sono tanti altri aspetti da approfondire. Io, per restare nei tempi che mi sono stati assegnati, devo necessariamente fermarmi qui, continueremo nei prossimi dialoghi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille per questo intervento che credo appunto abbia messo in luce l'importanza di approfondire anche da un punto di vista di ricerca e di analisi meccanismi che possono consentire poi un'efficace messa in opera del trattato. Quindi do la parola agli ultimi nostri relatori, che sono appunto il professor Philippe Bekel e Robert Botteghi dell'Università della Costa Azzurra della Rete di Ter, che appunto parleranno diciamo al posto della professoressa Crosatier Durand, che ci ha dovuto lasciare. Anticipo che abbiamo ricevuto appunto già un paio di domande, spero che appunto avremo qualche minuto alla fine di questo intervento per poter rispondere. Grazie, prego, a voi la parola. Philippe, comme convenu, je te laisse le soin de commencer.
Est-ce que quelqu'un le voit en ligne, Philippe, ou il a un problème technique? Non. Gabriel Alovedi? Giulio Lovedete? Ah, voilà. Bonjour à tous. Robert, mais tu ne voulais pas commencer à faire le premier axe? Ce n'est pas comme ça qu'on s'était entendu? Si tu veux, allons-y, on est en équipe. Ça va être très rapide. Donc, Raffaella, sono io che comincio. D'accordo? Vous m'entendez? Raffaella, mi senti? Giulio. Prima cosa, dunque, la squadra di terra ha fatto un intervento, come lo vedete, a tre voci, e volevo dunque ringraziarvi tutti per questo invito. E continuerò a proseguire in francese. On va essayer, Raphaël et l'équipe qui nous a invités, d'être le plus court possible pour laisser la place aux questions, bien évidemment. Je vais porter témoignage et faire deux propositions. Porter témoignage parce que j'ai la vertu et la chance de travailler depuis 30 ans sur cette frontière et sur ces questions transfrontalières et d'avoir vu tout ce qui s'est fait depuis la fin des années 70, c'est-à-dire une période très éloignée. Le moment que nous pouvons vivre, et ce n'est probablement pas un terme exagéré, aujourd'hui est un moment probablement pour les questions de la relation des territoires de frontières sur la frontière italo-française est un moment historique. Il est historique à deux niveaux et je en citerai quelques exemples pour montrer cette dimension historique. Il est historique à deux niveaux. Premièrement, effectivement, ça a été dit, ça a été redit, donc il est toujours très difficile d'intervenir après un riche séminaire comme celui-ci. Il est historique parce que ce traité-là est un traité historique. Il est aussi historique à un deuxième niveau encore plus intéressant. À ma connaissance, et je suis un bon observateur et un praticien de ces sujets, je n'ai jamais vu le niveau des États, des ministères, des ambassades, des territoires, des régions, des collectivités être tous dans un même lieu présent. Je me souviens des tout premiers interregs en 1990 où il était impossible d'imaginer qu'un consul vienne à une réunion concernant les questions transfrontalières. Cette considération étant dite, elle nous renvoie à un challenge encore plus important, le « on va le préciser, c'est qu'on a là une opportunité historique, est-ce qu'on sera collectivement capable de la saisir et de la mettre en œuvre ? » Ça, c'était le premier témoignage que je voulais apporter et qu'il me semble important. Sur tout l'environnement technique, ça a été longuement développé, ce n'est pas à 13h15 que je vais reprendre. J'ajouterai quelques autres considérations. À un moment historique sur les territoires, pour les mettre en œuvre, il faut des acteurs, ça a été dit. Et notre conseil d'action recherche collaborative en fait partie. Mais surtout, il faut de l'ingénierie territoriale. Je travaille beaucoup, comme vous le savez, sur la frontière italo-française, aussi bien avec la métropole, la région, et en particulier une zone emblématique est celle de la vallée de la Roya. Je peux témoigner que ce n'est que récemment, en particulier pour notre partie sud, au niveau et de la région et de la métropole, qu'on a désormais une capacité en ingénierie de problèmes transfrontaliers, résolution qui est importante. Il faut l'approfondir et la conforter. Et pour l'approfondir et la conforter, il y a trois domaines sur lesquels il faut plus particulièrement axer notre travail, et c'est le cas du programme que nous menons depuis 4 ans à l'Université de Nice Côte d'Azur, c'est premièrement sur le problème de la gouvernance multiniveau, mais pas simplement sur le problème de la gouvernance multiniveau, mais aussi sur le caractère, c'est un peu compliqué à dire, mais vous le comprendrez, qu'est-ce que le caractère de transfrontalière d'un projet? Il y a de beaux programmes européens, de beaux financements, mais parfois, il y a trop d'effets d'aubaine financière qui déçoivent les acteurs locaux. Et pour travailler sur cet aspect-là,
la gouvernance multiniveau et de la transfrontalière. Il y a nécessité, je crois que notre équipe, avec le CNR et tous ici rassemblés, il faut renforcer la culture juridique territoriale italo-française. Et dans ce domaine-là, et je terminerai là-dessus, nous avons un moment exceptionnel où nous simplement, il y a le multiniveau ici présent, mais il y a grosso modo à peu près l'ensemble de tous les acteurs capables d'aborder ce sentier-là. Aussi bien, ça a été cité par la présence de la MOT du côté français. Du côté italien, la réalité était différente, mais aussi probablement une capacité de dialoguer et de travailler aux différents multiniveaux en dessous des États. Par exemple, pour nous d'ITER, on a, depuis le 1er mai, renouvelé une convention avec la métropole de Nice et la région sud pour travailler dans ce domaine. Voilà mon témoignage, voilà nos préconisations. Je te laisse le soin de terminer, Philippe. Et encore une fois, merci pour cette initiative. Merci. Je vais être extrêmement bref aussi, mais je voudrais revenir sur l'importance du facteur culturel. C'est vrai que chacune de nos frontières est spécifique. Il y a une spécificité de la frontière franco-italienne. Il a été question du traité d'Aix-la-Chapelle, mais le cadre des relations franco-allemandes n'est pas forcément comparable à la situation franco-italienne. Je note en particulier que ce qui caractérise notre frontière, c'est l'importance de la dimension rurale et des collectivités de montagne. Ce sont de petites communes, parfois complètement isolées. Il y a donc ce facteur qui est dominant. Les Alpes-Maritimes, on ne les connaît, on ne les comprend que lorsqu'on quitte le cordon de la côte et qu'on va retrouver le passé, n'est-ce pas ? Le passé qui est encore bien, bien vivant avec ce rapport difficile entre les zones rurales et les zones urbaines. Et puis, il faut penser que si la frontière franco-allemande, du moins en Alsace, c'est une frontière à trois pays, parce qu'il faudrait tenir compte aux côtés de la relation franco-allemande, de la relation avec la Suisse. Nous avons un troisième acteur aussi, qui a toute son importance lorsqu'il est question de bassin de vie, c'est la principauté de Monaco, qui n'est pas un acteur concentré seulement sur son propre territoire, mais un acteur de ce bassin de vie, un acteur particulièrement important de ce point de vue-là, je pense, tout spécialement aux questions de mobilité. Donc, il y a cette dimension dont il faut tenir compte, et la grande difficulté est de créer, de provoquer, de susciter une véritable culture transfrontalière qui n'existe pas ou qui existe très peu aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'abord de pouvoir compter sur les élus, et en particulier les élus des petites communes. C'est à la base, sur le terrain, que l'on va créer une culture transfrontalière. Robert Botteghi a évoqué la vallée de la Roya. Elle est tout à fait symptomatique, tout à fait significative de cet ensemble de la frontière franco-italienne. Cette dépendance géographique formée autour de l'amont et de l'aval d'une vallée est tout à fait caractéristique. Et là, dans ce schéma, la frontière a effectivement, jusqu'à présent, provoqué une véritable rupture. Donc, créer une culture commune, une prise de conscience dans une situation qui est marquée par la faiblesse des relations entre les collectivités territoriales, mais aussi la faiblesse de la société civile. Elle est très peu développée par rapport à ce que donc on observe sur les autres frontières. Et je pense que les centres de recherche qui sont impliqués dans cette relation franco-italienne devront en particulier jouer leur rôle pour susciter une meilleure connaissance
de la part notamment des élus, de ce qu'apporte cette notion nouvelle, à la fois évidente et révolutionnaire dans le contexte local, qui est celle de bassin de vie. Il va falloir le faire vivre, ce bassin de vie, et donner envie aux uns et aux autres de créer cette relation, non pas simplement multiniveau, c'est-à-dire en définitive verticale, mais une relation horizontale entre collectivités territoriales. C'est sur le terrain, à la base, qu'il faut forger cette nouvelle culture. Les fonds européens, bien entendu, peuvent nous y aider, mais il faut sortir, comme l'a dit Robert, sortir de ce schéma de la recherche de l'aubaine et en aller vers des projets structurants qui nous permettent de faciliter cette vie en commun qui est d'ailleurs déjà en grande partie réalisée, notamment quand on regarde la situation des mobilités. Donc il y a un travail à faire, un travail de fond, et je rappelle que la relation franco-allemande, il y a eu des acteurs, n'est-ce pas, et des acteurs parmi les élus. C'est cette génération de l'après-guerre qui a subi toute la situation difficile de la Deuxième Guerre mondiale, qui veut tourner la page et s'engage résolument dans l'amitié construite, n'est-ce pas, l'amitié franco-allemande. C'est cette volonté, cette envie, ce souhait qui doit être appuyé par les élus. Robert l'a dit aussi, il faut aussi également assurer des moyens en personnel. Beaucoup de ces collectivités, en dehors, je pense à la métropole de Nice, à la région PACA, n'est-ce pas, en dehors des grandes structures, il n'y a pas de capacité technique de développer fortement la coopération transfrontalière. Donc il y a un travail qui nous attend, un chantier de 15 ou 20 ans qui s'engage pour donner vie, créer cette réalité des bassins de vie transfrontaliers sur notre frontière. Merci. Grazie molte per questi interventi e per averci sottolineato l'importanza realmente di creare una cultura comune, diciamo, italo-francese per quanto riguarda in particolare le collettività territoriali. Ringrazio tutti i nostri relatori e chiederei un brevissimo altro giro prima di chiudere i lavori per rispondere ad alcune domande che sono pervenute. Mi permetto, diciamo, di attribuire queste domande, non c'è un'indicazione, diciamo, della persona a cui sono rivolte, però appunto per la prima domanda che ci ha fatto Laurence Navalesi e chiede a che punto si trova la creazione del comitato per appunto del comitato di cooperazione trasfrontaliera e chiedo al ministro Cavallari se è possibile di rispondere a questa domanda. Una seconda domanda, sempre relativa al trattato, ci è stata fatta da Evelyn Miel, che ci chiede come si tradurrà il trattato a livello locale dal punto di vista delle competenze, del monitoraggio e dell'innovazione. E chiedo all'ambasciatore Guarì di risponderci su questo punto. Ovviamente sui due punti due sono intercambiabili, ma insomma ho attribuito ho fatto questa distribuzione per semplicità. E infine l'ultima domanda che è pervenuta invece da parte di Raffaele Viaggi, la vorrei rivolgere al consigliere Gerri e al dottor Peironi. Ci chiede appunto questo, le strutture di cooperazione trasfrontaliera, come si è visto, hanno e avranno un ruolo importante nell'ambito di questo comitato di cooperazione, ma al tempo stesso il dottor Viaggi sottolinea come spesso non ci siano risorse effettivamente per stare dietro magari a queste incombenze, per cui chiedeva se l'obiettivo della miglior governance della cooperazione che abbiamo citato, diciamo, nel corso di questa mattinata potrebbe essere uno strumento valido a questo fine. E do la parola quindi all'ambasciatore Cavallari, grazie. Molte grazie. Intanto grazie a tutti i relatori per i loro interventi estremamente interessanti, in particolare gli ultimi due che hanno posto, credo molto bene, l'indicazione delle difficoltà e bene esserne coscienti che abbiamo sul nostro cammino.
la sfida che il Trattato del Quirinale pone, e in particolare nell'ambito della cooperazione trasfrontaliera, è estremamente elevata e richiede molta attenzione, e mi fa veramente molto piacere vedere che siamo tutti, credo, all'unisono nel volerci mettere al servizio di questo importante progetto. Vengo alle domande. Stiamo sicuramente lavorando ai seguiti operativi del Trattato del Quirinale. È bene sottolineare che il trattato ancora non è ratificato dai due parlamenti e quindi non è ancora entrato in vigore. Però è un periodo questo che ci permette di lavorare insieme per essere pronti, e abbiamo sentito dal Presidente Fassino che i tempi per la ratifica parlamentare, almeno in Italia, vogliono essere estremamente rapidi. Questo è anche l'indicazione dell'attenzione che si dà al Trattato del Quirinale. Quindi uno degli aspetti su cui stiamo lavorando è proprio quello della creazione del comitato trasfrontaliero. Il principio di inclusività è fondamentale, è inserito nel trattato, questa presenza a molti livelli di partecipazione andrà rispettata, e quindi siamo nella fase in cui stiamo raccogliendo tutti gli elementi che possono aiutarci a costruire un comitato che sia, l'ha detto l'ambasciatore Voiry, credo flessibile nella composizione, che sia efficace nella capacità di rispondere ai compiti che gli sono assegnati e che sia rappresentativo di tutte le istanze. Questi sono gli aspetti che ci stanno guidando nella creazione del comitato. Ovviamente avere un comitato già funzionante sul fronte franco-tedesco per il trattato di Aquisgrana ci è di estremo aiuto. L'ambasciatore Voiry ha indicato quali sono gli aspetti del lavoro di questo comitato franco-tedesco. Ci sono molti elementi che potranno esserci di utilità. Quindi cercheremo di andare molto in fretta e di soddisfare le richieste che ci vengono fortemente dal territorio. L'attesa è enorme da parte delle collettività, degli amministratori locali. L'abbiamo visto anche di recente in un primo, forse, ma sicuramente non l'unico incontro che è stato realizzato a Sanremo qualche settimana fa su iniziativa di Confesercenti, con la partecipazione di diversi interlocutori locali. E questo ci fa vedere quanto la barra è veramente très haute e il faudra répondre de cette façon. Grazie. Spero di aver risposto alla domanda. Grazie mille. E passo la parola quindi all'ambasciatore Voiry, se vuole rispondere appunto alla domanda, che posso ripetere, quindi come si tradurrà il comitato a livello locale dal punto di vista delle competenze, del monitoraggio e dell'innovazione. E aggiungo una domanda che vedo arrivata: come verrà organizzata la cooperazione con il Principato di Monaco, anche già che ci siamo. Grazie. Merci beaucoup. Alors, c'est une question essentielle et passionnante, et il faudrait des heures pour y répondre. La question des compétences, je vais essayer de l'aborder d'abord d'un point de vue concret. Vous voyez que dans l'article 10, nous mentionnons les compétences appropriées à la fois pour les collectivités locales et pour les organismes de coopération frontalière, c'est-à-dire concrètement pour les GECT. J'ai un exemple de GECT, effectivement, qui nous a soumis le besoin de recevoir une compétence en matière de transport. C'était le GECT de Strasbourg-Ortenau qui souhaitait pouvoir gérer dans de bonnes conditions les transports transfrontaliers. Et ça a donné lieu à un amendement parlementaire qui a été adopté en 2019 et qui a permis, en droit français, de confier la compétence transport frontalier au GECT qui souhaiterait l'exercer. Donc ça, c'est un exemple de mise en œuvre du traité d'Aix-la-Chapelle avant le traité d'Aix-la-Chapelle, puisque je crois que l'amendement est passé en 2019, mais alors que le traité n'était pas encore ratifié. Donc c'était une mise en œuvre anticipée, en quelque sorte. Vous avez un autre exemple en droit français d'adaptation de collectivités locales
et de leurs compétences à la coopération frontalière. C'est la loi Alsace qui a fusionné les deux départements et qui a confié à l'Alsace une compétence en matière frontalière. Et donc ça, ce sont deux exemples concrets. Après, est-ce qu'il y aura une, est-ce que ce sera une approche adoptée de manière plus large ? J'ai tendance à penser que c'est dans l'air du temps. Comme vous le savez, la loi que j'ai citée tout à l'heure, 3DS, comprend dans son titre le mot différenciation. C'est une notion que le président de la République a évoqué dans sa campagne électorale en 2017, qu'il a commencé à mise en œuvre dans son premier mandat, qu'il a évoqué dans sa campagne électorale de 2022 et qu'il le mettra sans doute en œuvre. En tout cas, en matière de coopération transfrontalière, ça aurait un impact extrêmement positif. Et donc, je dirais que la réponse pleine et entière à la question viendra dans les années qui viennent. Voilà. Du point de vue français. Quand je suis italien, je ne peux pas m'avancer. Approfitto, ambasciatore Guarì, per un'altra domanda che non avevo, scusatemi, letto, che ci viene chiesto da un consigliere comunale della città di Ventimiglia, Massimo Giordanengo, che ruolo, che competenza hanno le amministrazioni sulla creazione dei comitati. Non so se vuole dire qualcosa al riguardo. Extraordinaire. Allora, pour la création du comité, je peux dire que, effectivement, avec mon collègue l'ambassadeur Cavallari, nous travaillons effectivement à une composition possible que nous allons ensuite présenter à nos autorités et qui va être, je dirais, réfléchie, discutée, mûrie. Le but du comité, c'est vraiment de réaliser cette présence multiniveau qui est absolument fondamentale pour la coopération frontalière, comme l'ont rappelé beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Donc, nous aurons de toute façon une représentation des niveaux locaux, régionaux, nationaux, et ce qu'on constate avec le comité qui fonctionne pour l'instant, donc celui d'Aix-la-Chapelle, c'est qu'effectivement, on a un bon étagement depuis les eurodistricts jusqu'aux administrations centrales. On a un bon étagement qui nous permet d'avoir à la fois une remontée de problèmes extrêmement concrets et puis une formulation de solutions possibles aux étages où ces solutions sont envisageables selon le partage des compétences réalisées par la Constitution et la loi. Donc, je peux rassurer les élus locaux. Je salue d'ailleurs Madame Navesi, par exemple, enfin, les élus que j'ai rencontrés durant mes différentes missions, il y aura effectivement la possibilité de faire entendre sa voix par des représentants au sein du comité. Et comme je l'avais dit dans ma présentation, il y aura des parlementaires au sein de ce comité qui seront des parlementaires investis en coopération frontalière. Donc, ce sera d'autres voix de relais pour faire entendre les préoccupations locales. Merci. Molte, e passo quindi la parola adesso al consigliere Gerli e al dottor Peroni per rispondere alla domanda appunto sul ruolo delle strutture di cooperazione transfrontaliera nel comitato di cooperazione ed eventuale uso dell'obiettivo migliore governance della cooperazione a questo fine. Prego, consigliere Gerli. Rispondo molto volentieri alla domanda, ma credo che l'elemento determinante sia vedere come verrà poi concretamente delineato e costituito il comitato trasfrontaliero. Credo che, e la mia speranza è che, come dire, tutti i programmi di cooperazione territoriale possano avere una stanza di ulteriore ascolto e di risoluzione nell'ambito della forma che avrà il comitato e quindi insomma mi sembra che sia un po' prematura, diciamo, come domanda. Aspettiamo la definizione appunto del comitato per procedere poi nel modo più concreto ed efficiente possibile. Grazie. Il dottor Peroni vuole aggiungere qualcosa
à questo proposito? Sur le fonctionnement futur du comité, je n'ai pas de commentaire. Par contre, j'essaye de répondre à la question de mon collègue Raphaël, qui a signalé effectivement le problème du manque de ressources. Je pense qu'effectivement, sur une frontière effectivement, majoritairement rurale et de montagne, il y a un enjeu complexe pour construire cette gouvernance transfrontalière. Il faut bien sûr une volonté politique. Après, il y a des outils. Hein, il faut effectivement mettre en réseau l'ingénierie territoriale. Encore une fois, le programme Interreg donnera des moyens. Mais il faut effectivement mettre en réseau l'action, par exemple, des régions hein, françaises et italiennes, l'action aussi d'administrations ou d'agences comme l'Agence de cohésion des territoires du côté français et ses homologues éventuels du côté italien. Et il faut mettre en réseau tout ça avec aussi effectivement les chercheurs, hein, ça a été dit et c'est important. Et donc, juste dire que la MOT a hâte de contribuer à tout cela. Il faut que nous travaillions en réseau pour soutenir ces territoires transfrontaliers franco-italiens. Un po' diciamo con i tempi stretti, ma do la parola al collega, al professor Botteghi, che vuole aggiungere qualcosa. O... Je voulais simplement vous informer que le 1er et le 2 juin à Nice, à la faculté de droit, nous aurons le plaisir d'accueillir Giulio Salerno et donc l'équipe de l'ICIRFA, et que nous allons poursuivre nos échanges, en particulier le 2 juin. Le laboratoire CERDAF avec d'autres laboratoires parisiens organisant un gros séminaire sur les 40 ans de la décentralisation et qu'à cette occasion, il y aura une intervention conjointe. Et que la veille, le 1er juin, nous pensons pouvoir inviter, comme on l'a déjà fait, les acteurs locaux pour poursuivre les débats dans la logique de recherche-action collaborative. Merci. Non so se l'ambasciatore Wari ha la mano alzata per errore, no? Vuole aggiungere qualcosa? Oui, j'avais oublié de répondre au sujet de Monaco. Donc Monaco aura un statut d'observateur au comité et je suis désolé de faire toujours référence à l'expérience d'Aix-la-Chapelle, mais c'est celle que nous connaissons et je ne veux pas préjuger non plus les discussions que nous avons entre nous actuellement sur l'édifice que nous sommes en train d'imaginer entre collègues. Nous avons le Luxembourg et la Suisse qui sont observateurs au comité d'Aix-la-Chapelle et ça permet de traiter efficacement tous les sujets franco-allemands qui auraient un impact pour la Suisse ou pour le Luxembourg. Et ça se passe au mieux de manière assez fluide et informelle, je crois, à la satisfaction de tout le monde. Et le statut d'observateur est, je dirais, presque un petit peu théorique parce qu'ils interviennent en tant que de besoin pour mentionner justement les implications que pourraient avoir sur leur territoire des sujets que nous évoquons en franco-allemand. Donc la différence entre membre complet et observateur n'est pas très flagrante dans ce comité qui de toute façon est une structure de discussion politique, qui ne prend pas de décision liant juridiquement, mais qui en revanche fait les recommandations au gouvernement qui pourront être traitées, dans le cas franco-italien, par exemple, au cours de la conférence intergouvernementale annuelle prévue par le traité. Je vous remercie. Et ambassadeur Cavallari, vuole aggiungere qualcosa? Solo per sottolineare l'assoluta allineamento che abbiamo tra Italia e Francia su questo punto nel ruolo e l'importanza che può avere la partecipazione del Principato di Monaco in qualità di osservatore nei lavori del Comitato. È qualcosa che è emerso durante la fase di negoziato del trattato e su cui i due paesi sono assolutamente d'accordo. E grazie anche a entrambi appunto per esservi ricordati di questa domanda che mi era sfuggito di sottolineare. Dunque io penso che sia ora appunto di chiudere i nostri lavori. Penso che la mattinata sia stata veramente molto molto interessante, ricca di informazioni. Ringrazio nuovamente tutti i relatori per aver accettato il nostro invito e aver partecipato e averci aiutato realmente a comprendere la portata di questo trattato e mi auguro, ma sono abbastanza certa appunto, che questo incontro sia il primo di una serie di incontri e di spazi di collaborazione che avremo modo di attivare per fare in modo che appunto questo articolo 10 venga tradotto operativamente nel miglior modo possibile nell'interesse delle comunità locali
locali e nell'interesse, diciamo, dell'Italia e della Francia complessivamente. Grazie a tutti, grazie al pubblico che ha seguito i lavori fino ad ora e grazie di nuovo appunto agli organizzatori e alla prossima volta. Arrivederci. Merci beaucoup. Arrivederci.